E poi in carne d'ossa, scicchissima come sempre, Daniela Santanchè, era un sacco di tempo che non veniva a trovarmi in studio, sono molto felice che sia qui. Speravo sinceramente che mi portasse il cappello da cowboy tricolore che ci aveva nel Esatto. collegamento, che l'ho adorato, però me lo porta la prossima volta. Invece io sono molto felice di questi dati che voi ci avete dato, perché vedo che il centro-sinistra sta superando il Sì. centro-destra e per me è una notizia meravigliosa perché forse adesso andiamo a votare. Esatto. Perché Ah, il dice così. centro-sinistra è avanti, quindi si può andare a votare. Riuscivo a Perché capire, quando però siamo il avanti ragionamento ha un noi. suo E no, senso. perché quando se si pensa, no, questo governo nasce perché l'hanno detto tutti chiaramente, non perché lo dico io, Però scusi, che sono molto bene, adesso vi a dico parte la sua italiani che forse ci osservazione, siamo. la storia che la maggioranza del paese è contro questo governo non è vera. No, però scusi, adesso va bene tutto, poi le dico, per me è una bellissima notizia, perché siccome so che se vinciamo noi il voto non c'è, se sono avanti loro magari Ma qualcuno può cambiare idea. Però qua ci avete messo dentro veramente tutti, per quanto Italia viva, viva, che ha avuto un bel coraggio Renzi a chiamarla viva, sono dei sondaggi. Noi qua invece abbiamo, come dire, uno scusi, storico di tranne tutte. Verdi e Più Europa sono tutti al governo insieme. Lei sembreranno pure dei partiti strani, ma sono tutti al governo. Beh, strani mi sembra, voglio dire, lei è molto buona a dire strani, perché quando io sono intervenuta in Senato per spiegare il governo rosso-giallo non ho dovuto usare le mie parole, ho preso le parole da Conte a tutti gli esponenti del Partito Democratico, di questa Italia Viva, di Renzi, per dimostrare, e questo è un grande dispiacere, che chi è che può credere ormai alla politica? Chi ci potrà credere? Che quando noi diciamo una cosa poi facciamo l'esatto contrario. Io credo che Fratelli d'Italia, il nostro movimento politico, stia crescendo non per chissà quali alchimie, ma semplicemente perché la nostra leader Giorgia Meloni è sempre stata coerente. Mai col PD, mai con 5 Stelle. E credo che gli italiani stanno premiando questo. Però il dato che fa male a tutti noi, che se noi andiamo in campagna elettorale, ci presentiamo agli italiani con un La programma, politica è screditata, è dice lei. screditata perché dopo dicono: ma questi qua ci pigliano per il naso, dicono una cosa, poi si mettono Alessia insieme a quelli che Rotta, mi no? A lei la difesa del spiegano. governo No, mi giallorosso. spiace.